Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video, questo sarà un video haul, vi faccio vedere in questo periodo cosa ho comprato. Prima di iniziare volevo farvi vedere il mio nuovo look per chi non mi segue insomma su Facebook o Instagram che ha visto insomma le foto che ho postato con i capelli più chiari. Questo insomma è l'effetto, ho schiarito molto i capelli, scusate per la mia tenuta di casa, comunque sono andata insomma per il mio compleanno dal parrucchiere di mia sorella e mi ha fatto questa specie di chatouche, anche se lui non l'ha chiamato proprio così, l'ha chiamato tipo chiozza. Insomma, l'effetto mi piace molto, volevo sapere cosa ne pensate. E niente, inizio subito con farvi vedere i prodotti. Non mi perdo in chiacchiere perché sono davvero tanti. Allora, inizio con i prodotti per la base per la base viso. Allora, vi faccio vedere questo fondotinta che mi ha regalato una mia amica perché era una tonalità che lei, insomma, non usava perché era troppo scura. Infatti, è la 03 Nude. Ed è il fondotinta Pure Skin di Essence. Per quanto ho capito, questo qui è fuori produzione, però l'hanno sostituito con il Soft Touch Mousse ed è più o meno insomma lo stesso prodotto. Devo dire che mi ci sto trovando bene, l'ho abbastanza utilizzato. Mi piace perché è una mousse molto leggera, si stende benissimo. Secondo me si stende bene anche con le mani, non avete bisogno del pennello, solo che io non riesco. Perché avendo le unghie mi si infila tutto il prodotto sotto le unghie, insomma mi dà fastidio, però ho notato davvero che si stende con molta facilità, davvero due tocchi di pennello, si uniforma perfettamente con il vostro incarnato, non secca la pelle, anche se io ci applico sempre sotto una crema idratante perché comunque è un prodotto in mousse e nonostante il fatto sia un fondotinta in mousse, devo dire che è super resistente, quindi dura abbastanza, più di 6-7 ore. Quindi promossissimo. Vi ripeto, lo potete sostituire tranquillamente questo qui con il Soft Touch Mousse di Essence. Questo qui, a differenza del Soft Touch Mousse, praticamente è quello lì per le pelli. Qua dice praticamente per pelle mista o grassa, però sinceramente io che ho la pelle secca, che va dal secco al normale, va benissimo. Comunque ve la straconsiglio perché è davvero molto buona. Costa pochissimo allo stand questo tipo di fondotinta qui e davvero ottimo, soprattutto molto molto pratico da utilizzare, ci mette davvero pochissimo. Poi l'altro giorno, sempre per quanto riguarda i fondotinta, non lo so, questo mese mi è venuta la fissa per i fondotinta e i rossetti, cioè io dove vedevo rossetti compravo. Vabbè. Comunque, questo mese da Acquestapone in offerta c'è questo fondotinta qui, del Super Stay 24 ore di Maybelline. Io ho preso la tonalità, vi dico subito, la 30 Sand. Ed è questo fondotinta qui, la confezione in vetro, ha un comodo erogatore a pompetta e praticamente questo fondotinta resiste a caldo, umidità e sudore senza effetto maschera, non è grasso e la copertura perfetta 24 ore. È una confezione da 30 ml ed ha una scadenza di 12 mesi. Gratis con questo fondotinta per 9,90 € da Acquestapone, ripeto, vi davano il suo correttore. Allora, che dire di questo fondotinta? Tinta. Io mi ci sto trovando bene ed è quello che ho sul viso. Mi piace allora, la copertura ovviamente non dura, diciamo, 24 ore, la sua durata non è di 24 ore perché sennò tipo sarebbe il fondotinta del secolo, però devo dire dura tantissimo e la cosa che mi piace di questo fondotinta qui è che è molto leggero. È liquida come consistenza, vi faccio vedere. Perché mi cade tutto? Ok, questa vedete è la consistenza che è molto molto liquida, però quando la andate a stendere si forma tipo una mousse. Vabbè, qui vi sembra chiarissimo, però se lo andate a lavorare bene il prodotto si uniforma perfettamente con il vostro incarnato e ha una media alta coprenza, vedete?
Questo è il fondotinta e diventa tipo una mousse molto molto cremoso, si stende facilmente. Io lo stendo con il pennello che io utilizzo per il fondo della Real Techniques, non mi viene in mente il nome in questo momento. Comunque mi ci sto trovando davvero bene. Sinceramente ve lo consiglio anche perché è un affare, perché è solo questo fondotinta da questo sabone costa intorno ai 14,90-15 euro. Per 9,90 euro c'è il fondotinta full size, cioè da 30 ml, le colorazioni sono 3-4. Io pensavo che questo fondotinta qui, devo dire la verità, avesse un sottotono giallo, però a quanto ho visto anche in varie review sui vari blog, tutti i fondotinta che fa questa linea qui, o almeno le colorazioni disponibili in Italia, hanno tutte un leggero sottotono rosato. Sinceramente non si nota, perché io comunque ho un sottotono giallo e non si nota, insomma, il distacco. Devo dire, anzi, si uniforma perfettamente con il vostro incarnato e vi ripeto, mi ci sto trovando divinamente e anche con il correttore, che è questo qui che ho utilizzato. Si può dire che non ho occhiaie, o almeno ho utilizzato un trucchetto che poi vi faccio vedere subito, un altro prodotto che ho acquistato. Comunque ve lo straconsiglio questo duo qui, per 9,90 euro è davvero un affare, risparmiate insomma 5 euro e vi danno due prodotti. Anche il correttore è in full size, è 7,5 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi, quindi ve li straconsiglio anche questi due prodotti qui in offerta da Acquestapone questo mese. Poi, sempre per quanto riguarda la base, vi faccio vedere altri due prodotti. Vabbè, questo qui non ve ne parlo, l'ho trovato allo stand di Essence ed è tipo un prodotto che non si trova mai. Ed è il primer occhi, base occhi, insomma, Essence. Ne ho preso un altro perché ne faccio scorta, è il mio primer preferito e quando lo trovo allo stand, almeno uno per scorta me lo prendo. E il mio trucchetto per avere, insomma, quest'occhiaia perfetta, si può dire, è questo correttore qui di Wycon. Allora, c'è da fare una piccola premessa. Io non ho un'occhiaia molto pronunciata o molto scura, quindi mi ci trovo bene perché mi copre il nero, quel leggero nero che ho sotto l'occhiaia. Ed è il correttore in stick di Wycon, arancione, proprio per le occhiaie. Se me lo metto a fuoco, comunque fidatevi, il correttore stick di Wycon arancione. Il packaging mi piace, è molto compatto. Se non sbaglio, l'ho pagato intorno ai 4 euro e 90, 5,90 euro. Non mi vorrei sbagliare, però più 4,90 che 5,90. Ed è 4 grammi di prodotto ed è un correttore, come vi dicevo, in stick. Ha una scadenza di 12 mesi. Questo è il correttore. Come vedete, è un arancione fortissimo. Eccolo qui. Ne basta poco perché un correttore è molto pastoso, quindi se ne esagerate vi va tutto nelle pieghette. Io ne applico pochissimo, giusto qui dove tengo insomma scuro, prima della base, insomma applico la mia crema idratante, poi applico questo correttore giusto dove devo correggere, infatti vedete si uniforma, lascia proprio questo velo pescato, neanche arancione. Questo è sfumato. Comunque, vi stavo dicendo, non, vi voglio dire 50.000 cose contemporaneamente e mi rendo conto di rimbambirvi. Allora, lo applico prima della mia base, quindi utilizzo una crema idratante. Poi vado ad applicare questo correttore giusto dove serve, lo sfumo con un pennello e poi vado a fare la mia base viso, ovvero vado ad applicare il fondotinta, poi applico il correttore, in questo caso ho utilizzato la Combo della Maybelline 24 ore Super Stay. E poi insomma fisso tutto con la cipria e questo è il risultato. Non è per dire, ma sinceramente mi piace molto. Ovviamente sotto qui ho applicato un illuminante, per questo vedete questo effetto tipo ceramica ed è l'illuminante classico che utilizzo della palettina di The Balm, che mi piace tanto. Comunque ve lo straconsiglio perché ha un'occhiaia come la mia, che non è pronunciata, ma leggermente scura. È un prodotto davvero top, costa pochissimo e sinceramente mi ci sto trovando divinamente. Va bene sia per le occhiaie, sta scritto, che per le macchie, però macchie io non ne tengo, quindi non vi so dire se funziona o meno.
Poi vi faccio vedere i prodotti occhi che ho acquistato e ho preso da Clalou, classico negozietto dove vado io, questa matita della Vitaminox. La marca sinceramente non la conoscevo, l'ho pagata 2,50 euro, 3,50 euro, comunque è un prodotto low cost ed è una matita automatica, come vedete mi ci sto trovando bene, la utilizzo come base, questa è la matita, la utilizzo insomma come base cioè l'ho comprata principalmente per questo scopo, volevo una matita bianca matte da applicare come base per far risaltare gli altri, insomma gli ombretti, e devo dire che questa fa il suo lavoro egregiamente, nella rima non scrive, quindi per quello scopo lì non ve la consiglio. Tra l'altro vi volevo dire, se conoscete questa marca, insomma ditemi qualcosa, perché io l'ho acquistata più per curiosità, per vedere se era buona o meno, che per cioè altrimenti andavo a prendere qualche altra cosa. Comunque gli ho voluto dare una possibilità. Si chiama Matita Stilo Occhi 03 ed ha 1,2 grammi di prodotto e ha una scadenza di 12 mesi. Comunque per il prezzo che l'ho pagata gli ho voluto dare una chance. Se conoscete, vi ripeto, questa marca, fatemi sapere giù nei commenti se avete qualche prodotto, cosa ne pensate, anche perché ho altri prodotti di questa marca, questo negozio, però non li ho presi. Era l'unica matita matte che aveva, bianca, e quindi ho comprato questa qui. Poi un altro prodotto, allora qua c'è da fare una premessa. Allora, al mercato a Torrione, il mio quartiere, praticamente c'è una bancarella che viene il per chi è di Salerno e dintorni, che viene il allora, martedì, venerdì e sabato, e sono dei tizi di Napoli. Allora, io non voglio dire, però, secondo me, allora, i prodotti sono buonissimi. Ovviamente tengono anche le cagatelle in mezzo, nel banchetto dei tutto 3 e 5 euro, però hanno anche prodotti buoni. E per chi ne capisce, scusate se mi muovo, per chi ne capisce fa l'affare. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso per 3 euro. Il matitone della Kiko. Il matitone, il Long Lasting Stick Shadow di Kiko nella tonalità 07, cioè voglio dire, ed è quello che ho applicato qui sotto ed è fantastico, l'ho pagato 3 euro. Io non voglio insinuare, anche perché qui insomma secondo me questa roba o sono gli stoccaggi delle aziende che glieli danno a questi dei mercati, oppure da qualche parte le andranno a prendere, perché voglio dire, e questo è il prodotto, e tra l'altro per togliere lo swatch ci impiegherò tipo ore, perché l'avevo swatchato prima di comprarlo, anche per vedere il prodotto, perché fare uguale il packaging non ci vuole niente, però devo dire che è fantastico ed è insomma perfetto. Tiene anche altri prodotti della Kiko, però ad esempio ha di questo matitone qui, di questo prodotto qui, quindi il matitone di Kiko, lo Stick Shadow, ha solo questa colorazione. Dei rossetti ha solo una colorazione e non mi ricordo, delle tinte ha solo una colorazione. Quindi secondo me, vi ripeto, sono degli stoccaggi che fa l'azienda e li dà a questi dei mercati. E poi ho comprato, sempre a 3 euro da questa bancarella, l'ombretto di Milani, che per chi insomma frequenta YouTube e i vari blog di make-up, la Milani si sa è un'azienda americana ed è il 602 I Hurt You. Hurt. Spero di averlo pronunciato in maniera adeguata. Comunque, questo è il prodotto. Adoro questo ombretto, non ve lo sto a dire. Infatti, tutti i look che mi avete visto con gli ombretti rosso borgogna è questo ombretto qui, che è fantasmagorico, è bellissimo. E l'ho pagato solo 3 euro. E vi faccio vedere la scrivenza. Scrive divinamente e purtroppo non rende, perché all'interno ha dei riflessi rosa shocking e il colore è tipo un rosso. Comunque, ragazze, è fighissimo. Vedete? Stupendo, veramente stupendo.
Purtroppo non ne ho trovati più di questo colore qui, ne aveva solo di un rosino molto molto chiaro, comunque è un colore molto banale che si trova facilmente. Questo qui mi ha colpito principalmente per il colore. L'ho voluto provare perché io, come sapete, io non amo molto gli ombretti cotti e devo dire mi ci sono trovata benissimo. L'ho pagato solo 3 euro, quindi prodotto Milani, perché comunque vi posso assicurare, vedendo anche su internet, che è lui. Ho visto su vari blog di ragazze che praticamente hanno. Scusate se mi metto così, ma è per la luce, ecco, è caduta un'altra cosa. Va bene. Hanno insomma questi ombrettini qua. Il packaging è lo stesso, il numero è lo stesso, insomma, il prodotto è quello che è fantastico. Purtroppo le pearlescenze rosa non si vedono, comunque è bellissimo. E niente, questo qui sempre per 3 euro. Poi sono andata da Acquestapone e ho preso 3 rossetti di Kate Moss, della linea di Kate Moss della Rimmel, e un Baby Lips di Maybelline che la settimana scorsa stava in offerta a 2,73 euro, quindi ne ho approfittato perché il primo, quello lì alla ciliegia, il Cherry Mill, avevo pagato 3,90 euro, quindi ne ho approfittato dell'offerta. Dei rossetti di Kate Moss ne ho presi 3 e allora sono due della linea matte che hanno il packaging rosso e sono il 107 che non ha il nome, suppongo. No, comunque ragazzi, sono fantasmagorici questi rossetti. Sono davvero speciali, cioè è una roba assurda e costano 7,50 euro da Acquestapone. 111, sempre della linea matte, ed è il Kiss of Life 111. Comunque, questo qui non ha nome. Vi faccio gli swatch, ovviamente. E come ultimo, ho voluto prendere questo qui della linea classica, che hanno un effetto più sheer satinato, ed è il 12, che è un bellissimo rosso aranciato. Questi sono gli swatch dei rossetti. Devo dire che anche questo qui, che è lo sheer, ha un finish satinato, non è sheer, ha un'ottima scrivenza e hanno tutti un'ottima durata, davvero fantastici. Li sto adorando davvero. Chi mi segue su Facebook lo sa, vi ho fatto una testa tanta con questi rossetti. E poi ho preso il Baby Lips di Maybelline per soli 2,73 euro e devo dire che il rosa è il migliore di tutti perché davvero lascia il colore. Eccolo qui, vedete? Sembra un glossino rosa, molto molto carino. E per 2,73 euro, insomma, si può fare perché, insomma, mi sono ripromessa che con tutto che questi prodotti erano buoni, non avrei speso più 4 euro per un burro cacao. Ho visto che stavano in offerta e me lo sono accaparrato anche perché era l'ultimo. E quindi questi 4 prodottini qui. Poi sono andata al Carrefour, centro commerciale Maximol, perché è di Salerno, e un minuto di silenzio ho trovato la collezione intatta de coso, di Justin Bieber, comunque quel ragazzino che canta e via discorrendo. Non so chi sia, cioè l'ho sentito nominare, però sinceramente non mi interessa. E l'unico prodotto che mi piaceva della collezione era il blush, ovviamente, e l'ho preso. E si chiama 01 Groupie at Heart. Ha un costo di 3,49 euro, ha 24 mesi di scadenza ed è 5 grammi di prodotto. Il packaging è essenziale, insomma, con la scritta di quel tipo, la Beauty Bits. Questo è il prodotto, come si può notare, l'ho utilizzato e mi piace molto. Ovviamente non fateci caso a questo colore sparaflesciato, rosa shocking, ma sulle labbra, sulle guance dà un tocco naturale una volta sfumato. Questo è il colore. Questo è lo swatch, adesso lo faccio vedere sfumato. Dà tipo l'effetto salute alle guance, è molto molto carino.
Ovviamente qua ne ho messo un botto, però vi ripeto, dà un bellissimo effetto, molto molto carino ed è anche satinato come prodotto. Quindi sono stata fortunata. Un minuto di silenzio e gioite con me perché è il primo prodotto in edizione limitata che ho trovato allo stand. Sono contentissima di questo. Poi ho preso due prodotti, questi qui sono un pochettino più costosi. Ho preso un'altra tinta, quelle lì della Makeup Forever, l'Acqua Rouge, che ho trovato scontate con il 10% di sconto. E questa qui è la 15 Pink. Se ne è caduto il piripacchio e il numerino, comunque è la 15 Pink. Il colore ve la faccio vedere. È proprio un rosa baby. Molto molto carino e praticamente allora ho utilizzato il trucco quello lì che vi ho postato su Facebook dove ho un tentativo di imitazione al trucco di Clio quello lì fucsia e verde che avete apprezzato in tante e molti ragazzi mi hanno chiesto che rossetto avevi. Ho utilizzato lo Stay Matte di Essence lo Strawberry e sopra ci ho messo questa tinta qui che è questo rosa che vedete. Questo qui è il colore, insomma, assoluto senza il glossino ed è la 15 Pink ed è molto molto carina. Le ho trovate in offerta, queste ho approfittato che avevo, insomma, i soldi del compleanno. Comunque sono prodotti molto validi, anche questa qui che ho di Makeup Forever e mi ci trovo divinamente. Cioè parlo, mangio, bevo e so che non mi sbavo, non mi. Come devo dire la verità, anche i rossetti di Kate Moss mi hanno dato soddisfazioni immense, quindi ottimi ottimi prodotti. E insomma anche questa qui è di Makeup Forever e insomma mi ci sto trovando bene e ne ho voluta prendere un'altra. Poi sempre dal venditore napoletano del bancarella, praticamente dentro il camioncino aveva un cassettino praticamente pieno di rossetti che non aveva esposti sulla bancarella, ma li aveva dentro. E praticamente la botta di culo, lo possiamo dire, è stato questo. Questo qui è un rossetto di Dolce & Gabbana, e ve lo assicuro è lui, che fa parte della linea Passion Duo ed è il 120 Intense, se non sbaglio. Quello che porta praticamente il gloss al centro. Il numero, se non sbaglio, è il 120 Intense, comunque. Ha tantissime colorazioni e l'ho pagato solo 10 euro. Ovviamente non porta, insomma, come si dice? Lo stampino con il numero e via discorrendo e il tipo di rossetto, ma sono andata a trovarlo io su internet ed è questo nero, non neanche nero, un marrone che va al viola, fantastico. Questo è il colore, è una figata. Io sono impazzita quando l'ho visto e anche il prezzo è, voglio dire, fantastico. Questi rossetti qui da Sephora costano 49,50 euro. Io credo che sia roba no, presa non so dove, perché vedete il packaging è di ottima qualità. Molto molto elegante, la scritta Dolce & Gabbana è tono su tono, comunque voi se andate a vedere su internet cioè è uguale, identico, è preciso, manca soltanto il numerino sotto e il nome, non so veramente questo tipo dove va a prendere queste robe, però i prezzi insomma non li fa vedere a tutti, ha capito che me ne intendo di cosmetica e mi ha chiamato in disparte e mi ha detto vedi che io ho questi prodotti qui, se ti possono interessare ti faccio un prezzo conveniente. Niente. Comunque sono contentissima di questo affare, anche perché ragazze, guardate il colore, è fantastico. Mi rendo conto che non può piacere a tutti perché è un viola scuro, marrone, ma è bellissimo. Io adoro i rossetti scuri, cioè impazzisco quando li vedo, li ho comprato occhi chiusi. E
E poi, come ultimi due prodotti, sono per la cura del corpo e capelli. Io ho preso questa crema qui di Essence, che non ho ancora provato perché devo terminare quella lì di Xea Beauty, la super idratante, che insomma ve la consiglio, che mi ci sono trovata bene, anche se vi devo dire la verità, io ci tengo sempre a precisare che sono prodotti che mi hanno inviato, quindi la consiglio per le ragazze, devo dire la verità, che hanno problemi di brufoli, perché questa qui ho notato che pure quando tengo qualche bollicina, è idrata e secca i brufoli, quindi previene le imperfezioni, è quindi un ottimo prodotto proprio per questo motivo qui. E in sostituzione ho voluto provare questa qui di Essence, non ho trovato grandi review su questa, che è la My Skin, quella lì al melograno, credo. Penso di sì, ed è da 6 mesi di scadenza ed è 50 ml di prodotto. Tra l'altro io pensavo, cioè la confezione era rotta, io poi non me ne sono accorta e pensavo che l'avevano aperta la crema. Fortunatamente uno dei pochi prodotti di Essence che ha la copertura per evitare insomma che provano il prodotto, se no ci manca solo che aprono le creme. E voglio dire, poi non ci compriamo proprio più niente a sti stand. E come ultimo prodotto, ho preso sotto consiglio di una mia amica questo prodotto qui di Sunsilk. Praticamente è il Sunsilk Co-Creation Morbidi e Luminosi, olio spray nutriente per capelli secchi. E questo qui è un mix ultra leggero di olio d'argan del Marocco e olio di mandorle per capelli 3 volte più morbidi e incredibilmente luminosi. Devo dire che l'ho provato ed è tipo uno spray bifasico per i capelli, perché adesso lo vedete perché mi è caduto per terra e mi si è mosso ed è tutto bianco. Ma quando insomma si sta fermo, diventa qui tutto bianco e sotto è trasparente. E voi lo andate a shakerare e le due insomma combinazioni di elementi di prodotto insomma si mischiano e lo andate a spruzzare sui vostri capelli. E devo dire che è fantastico, rilascia un profumo gradevolissimo. E l'ho pagato 3,90 € nel mio solito negozietto di detersivi. Comunque davvero molto molto buono. Questa qui fa anche la linea shampoo e balsamo e serve insomma per i capelli un po' secchi. L'ho voluto prendere perché ora che ho fatto questo trattamento sicuramente i capelli mi si vanno un po' a inaridire e quindi li voglio curare. E la mia amica insomma me ne ha parlato benissimo e l'ho preso a un costo irrisorio. Come prima impressione mi sta piacendo, poi vi farò sapere come mi ci trovo nei preferiti o nei promossi e bocciati. E niente ragazze, quanto ho parlato, mamma mia, questo è quanto. Vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!